Ciao a tutti, intanto io sono Sergio Corato e lavoro su Odoo, che è un programma ERP che serve a gestire un'azienda e molte aziende, è un programma, diciamo, in Italia si dice gestionale, effettivamente è un programma molto più ampio di un gestionale, un ERP, perché comprende una serie di funzioni molto estese per gestire nel complesso un'attività aziendale. In questo talk parlo di una particolarità di questo ERP. È un software libero, anche se ha una parte che può essere chiusa per quanto riguarda l'azienda che lo produce, però nel suo core è libero ed è supportato da moltissime aziende in giro per il mondo e per questo ha a disposizione una grandissima quantità di moduli con cui può venire esteso e utilizzato in maniera libera. Qui ho indicato, questo è l'incipit, diciamo, quindi open source ha evidenti vantaggi, vengono sfruttati bene. E di qui parlo del fatto che Odoo può essere utilizzato in una maniera molto estesa e può sfruttare un diverso metodo collaborativo, cioè ci sono delle possibilità di utilizzare software open source per cui può essere molto più utile, può essere molto più robusto rispetto a un utilizzo chiuso in un certo senso, perché un programma chiuso di per sé ha degli svantaggi, nel senso che è utilizzato, è visibile meno, è utilizzato meno e io che lo utilizzo non posso sapere tutto quello che fa, quindi ci sono certi difetti che sono insiti all'interno di un programma chiuso, che invece non ci sono in un programma aperto. C'è però una diversa modalità collaborativa di sviluppo anche in un programma aperto. Un programma aperto può essere sviluppato all'interno di un'azienda a sé stante, quindi solo l'azienda sa come viene sviluppato queste modifiche anche a programma aperto. Invece ci sono dei sistemi di sviluppo di un programma aperto che sono collaborativi all'interno di una comunità e quindi sono visibili a molte più persone. Io posso vedere di quel programma le chiacchiere che si sono fatti gli sviluppatori e quindi le problematiche che hanno affrontato, come le hanno affrontate e quindi capisco molto di più perché la funzione da A mi porta a B, il motivo per cui lo fa. Quindi tutto il processo viene reso pubblico ed è molto di più che fornire un semplice software pubblico. Perché un software è fatto di migliaia e migliaia di codice, di righe di codice. Quindi per capire tutto quello che fa dovrei andare a verificarlo praticamente, dovrei andare a vedere tutti i test che sono stati scritti. Quindi è una cosa che sinceramente è molto difficile da fare. Odoo con Linux cosa c'entra? È sviluppato interamente su Linux, su Ubuntu, quindi è un programma che non è limitato a Linux chiaramente perché funziona in cloud, ma utilizza dei server Linux, quindi è molto collegato, vive su Linux, Ubuntu, Debian e anche le altre distribuzioni con un po' di lavoro. Solitamente viene installato sul cloud e qualche volta viene installato anche nel server locale dell'azienda perché magari l'azienda vuole utilizzarlo ma non vuole che sia esposto a rischi di nessun genere, chiaramente. Chiaramente il sistema funziona in HTTPS ed è sicuro di per sé il protocollo di trasmissione e si utilizzano tutti i sistemi per renderlo sicuro. Però qualcuno preferisce averlo nell'azienda ed utilizzarlo da lì.
Ci sono tantissimi ERP che sono anche liberi nel panorama anche italiano. E diciamo che Odoo è un po' diverso dagli altri perché ha una logica più nuova, quindi utilizza ampiamente gli altri programmi per funzionare, Python, XML, QWeb, CSS, JavaScript, tutti i programmi che sono liberi, che sono ampiamente conosciuti, quindi non utilizza programmi che aiutano il programmatore a scrivere, utilizza tutti i programmi di base, quindi sono tutti programmi che sono stati anche discussi questa mattina, che sono programmi che vengono utilizzati normalmente. Molti ERP che girano erano anche prodotti su cose molto tipo Fox Pro o altri sistemi che sono chiusi, che danno un pacchetto completo. Questo invece non è un pacchetto completo, è un pacchetto per cui bisogna imparare tutti i vari pezzi per metterli insieme. Quindi ho indicato che questo imparare un programma ERP di questo tipo aiuta molto anche le persone che lo utilizzano ad avere una serie di competenze molto estese per fare molte cose. Sicuramente tutti questi programmi Python, JavaScript sono utilizzabili su una serie di altri programmi, quindi sono molto comodi anche nel mondo del lavoro. Una piccola digressione su Loca: tutti gli sviluppatori, molti sviluppatori che lavorano su Odoo si sono messi insieme in questa community. Si parla spesso di community di sviluppatori sui vari programmi. Odoo è un programma sviluppato da un'azienda che ha molto personale, però la grandissima parte di moduli che sono extra e che vanno a completare il programma sono sviluppati da altri programmatori che li distribuiscono gratuitamente e spesso vengono messi all'interno dei repository di questa organizzazione dell'OCA. Chiaramente ci sono tantissimi altri moduli che sono disponibili su altri repository, su GitHub, su GitLab, su altri. E questa ne mette insieme molti e mette insieme una serie di competenze. Siccome Odoo è un ERP, quindi non fa un'attività semplice come dare un sito, dare un risultato di un'operazione, è un'attività molto complessa per cui il risultato non è facilmente interpretabile dallo sviluppatore, dal programmatore. Perché è un risultato che comporta altre competenze. Pensiamo solo al dare e avere della partita doppia. Per un programmatore è una cosa sconosciuta, è una cosa molto al di là, è una competenza diversa che solitamente non ha, competenze economiche, finanziarie, oppure competenze nel reparto della produzione di un'azienda, nella BOM, distinta base, o altre attività, altre competenze che sono tutte una marea e che sono sicuramente fuori dall'ambito di interesse anche di un programmatore, per cui sarà difficile ottenere da un programmatore e spesso anche da chi, dal funzionale, ottenere tutte le competenze che servono per produrre e anche utilizzare questo tipo di software. Quindi ho indicato che dentro la Loca spesso ci sono negli utenti, c'è il tecnico che segue una produzione di un'azienda, un contabile, un programmatore, un funzionale, e tutti convergono all'interno di questa community. Per questo riescono a dare un risultato più completo, più coerente, perché il problema spesso di programmare su questo tipo di programmi è che il risultato, cioè quello che si cerca di fare, non è ben compreso da chi lo sta facendo, quindi questo è un problema molto esteso.
Far West, anche questa mattina si è parlato del discorso che nella programmazione vanno a prendere tutti i programmatori che trovano e poi vanno a prendere quelli che non trovano perché non ci sono nel panorama del mondo dello studio molte persone che vengono fuori con queste competenze. E quindi nella programmazione alla fine si arriva a trovare di tutto, che fa di tutto. Anch'io non sono nato nell'ambito della programmazione, ci sono arrivato dopo partendo da un ambito funzionale prima. Quindi il problema spesso è che non si riesce ad organizzare una cosa coerente con tutte queste persone che arrivano da diverse competenze. E attraverso un sviluppo condiviso con altre persone e mettendoci un metodo di sviluppo che Loca ha sviluppato, una serie di obblighi, doveri per realizzare certi moduli insomma, di programmazione, si riesce ad ottenere una cosa molto più coerente. C'è una persona che si prende in carico un repository, che è un insieme di moduli che vanno a fare una certa funzionalità. Ad esempio c'è un repository sulla produzione, un repository sul social, un repository sull'email. Quindi una persona si prende in carico un gruppo di moduli ed è competente in materia, e molte altre persone, sviluppatori, programmatori, vanno a lavorarci, vanno a proporre delle cose e vengono controllati e vengono gestiti da questo capo, diciamo, lo chiamano committee, e quindi sono più indirizzati a fare qualcosa di giusto, altrimenti ci sarebbe il rischio che il programma vada a fare cose che non ha senso, perché ognuno ha le sue idee finché non viene diciamo ammaestrato. Gratis, spesso si collega il discorso dei programmi open source con un discorso di gratis. È chiaro che i moduli sono gratis quando si trovano su un repository open source, però il discorso di gratis non è sufficiente a rendere il sistema completo, quindi si devono chiaramente sapere cosa servono, sapere quali utilizzare di moduli, perché ce ne sono veramente tanti, sono 5.000 mi pare soltanto sul repository della versione 10, che è una versione del sistema di Odoo abbastanza recente, adesso sta uscendo la 12, e quindi bisogna avere molte competenze per riuscire a mettere insieme un sistema coerente. Non è una cosa banale, chiaramente se si va a installare un sistema base si ottiene una cosa di base, però solitamente questi sistemi vengono utilizzati in aziende che hanno necessità particolari. Quindi quando un'azienda ha una necessità particolare non riesce spesso ad affrontarla con i gestionali esistenti, perché non sono così malleabili facilmente, nel senso loro lo farebbero, però lo farebbero con un costo così alto che un'azienda spesso non può affrontare, perché sta crescendo, sta nascendo, non può spendere così tanti soldi. Tra parentesi, ci sono dei casi recenti anche in cui si è visto che anche spendendo tanti soldi non riescono ad arrivarci lo stesso, tipo Lidl, se non sbaglio, tedesco, austriaco, che ha speso mezzo milione di euro, qualcosa del genere, e non è riuscito ad arrivare al risultato. Competenze. Perché devo andare ad utilizzare un repository? Il repository è il posto in cui si va a mettere il proprio programma, il proprio sviluppo, si va a scrivere il proprio codice. Devo andare a scrivere qualcosa in cui qualcuno mi viene a comandare come devo fare. Qualcuno mi dice questo non va bene così. Perché ci sarà un motivo per cui quella persona ti dice che questo non va bene così.
Quindi se io vado a lavorare insieme con altre persone, gli vado anche a dire che loro in alcuni casi sono più competenti di me, quindi loro mi vanno a indirizzare. La cosa può anche funzionare al contrario, poi chiaramente quando si va ad utilizzare, si va ad assumere competenze. Quindi se io vado anche a sviluppare condividendo il mio codice e condividendo il mio processo decisionale nello sviluppo del codice, io riesco ad ottenere un codice che funziona meglio, essere basato su librerie nuove o più efficienti perché mi vengono a conoscenza attraverso altre persone, o vado a correggere degli errori che una persona che ha già fatto qualcosa a riguardo mi va a dire. Chiaramente le funzioni di un RP sono diverse in giro per il mondo, però spesso il risultato, le cose che si fanno sono molto simili. Chiaramente in Italia ci sono delle richieste più specifiche su alcune cose, ci sono dei modi diversi di interpretare alcuni passaggi, e per questo motivo ci sono dei moduli specifici per l'Italia per fare tante cose. Ad esempio il DDT e il processo per spedire qualcosa all'estero è molto semplificato, prendono una cosa, mandano via, è molto banale. Da noi invece si tende a mettere insieme su un DDT più cose, togliere, spedire via quello che c'è, fatturare solo quello che ho spedito. All'estero è molto più semplificato questo processo, spesso diciamo. Però si va a cercare di sfruttare quello che magari un tedesco, un francese o un inglese ha già ragionato, ha già provato sulla sua pelle e mi dice: guarda che questo lo puoi fare così, è più semplice, vai più sicuro. E diciamo che già utilizzando gli utenti che ho che utilizzano il mio programma, già da quelli io posso capire molte cose che magari non vanno, che possono essere migliorate. Io ho indicato molto spesso i programmatori si scontrano con gli utenti perché non sono i loro approcci al sistema non sono graditi, perché gli utenti hanno un modo di lavorare che al programmatore non sembrano coerenti tante volte, perché il programmatore fa 1 più 1 uguale 2. L'utente gli dice: guarda, scusa, prima si fa 1, poi si mette in meno 1, poi, cioè ha un modo di lavorare che è dettato da un'esperienza diretta sul campo. Quindi lui sa, l'utente, che deve fare certe cose perché lui sa che arriva la consegna in quel momento lì, c'è la persona che lo sta aspettando, non può fare questo in quel momento lì, lo farà dopo, cioè, faccio un esempio così. Quindi l'utente alla fine mi dà un segnale diretto di come è fatto il mio sistema e di quello che dovrebbe fare. Quindi non posso io, come persona che è seduta su un tavolo a programmare su un codice, dire all'utente: guarda che tu stai sbagliando quello che stai facendo, perché non ha nessun senso. L'utente fa giuste le cose perché le fa con un significato. Chiaramente si può proporre qualcosa di migliore, questo sempre, però è giusto che il programmatore vada a vedere quello che fa, a interpretare quello che fa l'utente in maniera senza andare a travolgere quello che dice l'utente. Quindi l'approccio spesso che hanno i programmatori di dire di odio gli utenti un po' si capisce, però non è del tutto coerente, perché si fa un programma che è per gli utenti, per chi lo usa, non per che è meglio. Progetto complesso. O2 è un progetto molto complesso perché contiene diversi livelli di competenze, come dicevo prima, diversi
dal programmatore che deve fare il suo programma a tutti quanti le competenze economico-finanziarie, di produzione. Quindi non è facile gestirlo. Ci sono essenzialmente tre modi di lavorare sulla programmazione di un sistema così complesso. Uno, quello più cattivo, diciamo, è prendere il codice che fa una determinata funzione, duplicarlo e farci una modifica sopra. Quindi è come se io prendessi un codice, ad esempio Google c'ha il suo codice, lo prendo intero, 10 milioni di righe, vado a modificare una riga e poi lo ributto su, quello è il mio programma fatto, questo è un sistema di base. È facilissimo da fare questo sistema, banalissimo all'inizio, perché faccio una copia, modifico una riga, e il giorno dopo sul programma di base ci sono 100 modifiche in 100 righe diverse. Devo andare a capire se quelle modifiche le posso andare a buttare dentro tutte e se mi vanno a sovrascrivere la mia e come. Poi è una strage, chi fa così alla fine si trova veramente, a meno che non abbia una grande quantità di risorse, si trova veramente messo male. Prendere del codice ed estenderlo. Quindi si va a prendere il codice che esiste nel sistema iniziale e si va a ereditare quelle che sono le funzioni e si vanno ad utilizzare. Quindi in questo sistema non si copia il codice iniziale, si va a prendere quella funzione col suo risultato e si va a modificare quello che fa in base alle esigenze. Quindi per l'Italia molti moduli sono fatti in questa maniera, perché all'estero fa qualcosa il programma, noi andiamo a decidere che questa funzione deve essere estesa, deve fare qualcosa in più, deve chiedere qualcosa, deve modificare il risultato in una certa maniera. Vantaggi: ogni volta che c'è un aggiornamento della versione di base, nel mio c'è già subito, perché il mio è un codice a parte, che quindi è staccato, va a prendere la funzione di base e va ad estenderla, a correggerla, difetti. Di per sé non sarebbe un difetto, io devo ottenere sempre la mia versione aggiornata, quindi se nella versione di base viene fatta una modifica, per cui è una modifica che fa modificare già il mio risultato prima, devo andare a recepirla e andare a fare la correzione, se serve ancora, in maniera coerente. Il metodo migliore è, come accennavo prima, utilizzare quel caso di eredità del programma, di ereditare il sistema, facendo queste modifiche, testandole all'interno di una comunità, e quindi di utilizzare le cose, di modificare le cose secondo quello che è una logica condivisa, quindi è condividere il processo di sviluppo. Difetti: è difficile fare convivere tutte le opinioni, quindi in ogni caso c'è sempre la possibilità di utilizzare il caso precedente. Sicuramente se io ho un cliente che vuole che sia così perché per lui ritiene che è giusto così, faccio un modulo per lui e via. Non siamo limitati in ogni caso. Messo un esempio di questi giorni, la fattura elettronica B2B. In OCA è stata già sviluppata la fattura elettronica BA da diversi anni, quando è partita. Adesso stiamo sviluppando, io faccio parte dell'OCA, stiamo sviluppando la parte relativa alla fattura B2B, che è già funzionante. Stiamo sviluppando il collegamento all'SDI, che è il server di quel sistema di interscambio. Noi abbiamo pensato di utilizzare la PEC per questo interscambio, e tra parentesi che non è stato fatto da nessun'altra
un'azienda di software, perché chiaramente è una cosa che alla fin fine poi è gratuita, quindi è il sistema più diciamo libero, poi che libera anche l'azienda, l'utente di questo sistema da un legame con una qualsiasi società di software, perché chiaramente gli altri sistemi sono attraverso delle API, attraverso il web, attraverso l'SFTP, che necessitano di un server di collegamento. Quindi se utilizzano quei sistemi, chiaramente poi sono legati, perché anche la conservazione viene fatta lì, attraverso il loro server. Questo invece sistema sfrutta il fatto che l'Agenzia delle Entrate ha proposto di conservare per conto dell'azienda le fatture, firmarle direttamente, quindi è una cosa che è utile, molto comoda, gratuita. La PEC è economica da prendere, quindi basta soltanto fare attenzione che non si riempie la casella, ma probabilmente verrà fatto anche un sistema di cancellazione dei messaggi. E in ogni caso, secondo noi, è stata la cosa più semplice e più diretta da fare. Nel gruppo di sviluppo sono presenti sia sviluppatori che utenti, quindi ci sono aziende, ci sono sviluppatori, e quindi tutti stanno contribuendo nella loro maniera. C'è un'azienda che ha messo giù una presentazione di tutto il sistema spiegando bene tutto quella che è la storia della fattura elettronica, e cosa succederà, cosa bisogna fare, quali sono i limiti e così via. Gli altri stanno facendo il codice, quindi è una cosa che viene creata un po' da un insieme di risorse. Chiaramente in tante persone si riescono a vedere tutte le varie cose che servono e ad affrontarle in maniera più completa. Adesso qui entriamo in un ambito proprio, diciamo, più tecnico. Ereditare nella programmazione. O2 è un programma che ha delle API, API diciamo. È un sistema, le API sono una grande astrazione di funzioni, cioè non funziona come uno script che ha una funzione che va e basta. Ci sono delle funzioni che ereditano altre funzioni, che ereditano altre funzioni, classi, e quindi è una cosa molto elaborata ed estesa. Con questo sistema si riesce a ottenere un'integrità del codice, perché si riesce a fare un grande castello. Un mattone viene fatto in questa maniera e così è definito all'interno del codice base ancora. Quindi gli altri che devono fare dei mattoni vanno sempre a prendere quel mattone lì, non devono andare a pensare come fare un mattone per conto suo. Quindi gli API vanno a prendere ognuno la sua base e vanno a ereditare tutte le funzioni, spiegate in maniera un po' terra terra. Quindi io ho indicato che non sono, se queste funzioni, queste classi non sono utilizzabili così come sono, è necessario ereditarle e aggiungere qualcosa, estenderle, e si può fare in quasi tutto. Quindi questo comporta una complessità della logica di creazione di qualcosa, perché io non posso scrivere il A più B uguale C, devo capire cosa faceva quella A, cosa faceva quel B e darmi il risultato. Quindi devo andare a seguire una serie di storie all'interno del programma, di cosa, perché viene fuori un determinato risultato da una certa funzione. E chiaramente le funzioni vengono ereditate in progressione, quindi una funzione potrebbe essere ereditata 10 volte
da diversi moduli, quindi c'è una catena di eredità ereditaria. Si eredita in Python, in JavaScript, in QWeb, in XML, che sono tutte le varie parti del codice. Quindi ad esempio qui c'è una ricezione di un messaggio mail in cui la classe mail thread viene ereditata, infatti c'è un inherit, e la funzione del messaggio, messaggio root, viene ereditata, in cui si vede sotto il return super del messaggio. Quindi questo è un esempio, non voglio parlare tecnicamente, ma è semplicemente un modo di ereditare una funzione in Python. In JavaScript, anche quello, c'è una serie di eredità che vengono fatte per le diverse funzioni. In questo caso è stata modificata la funzione event, event, data, transform all'interno di questa funzione di JavaScript. E in questo caso era, se non c'è il resto del codice, era per cambiare il colore in base a determinate cose. Necessità specifiche per aziende, un'azienda di elettricisti vuole vedere nel calendario il colore diverso del task, del suo appuntamento di calendario, in base a una determinata regola. Cioè lui voleva vedere un progetto di una determinata ditta con tutto un colore, un progetto di un'altra determinata ditta con un altro colore, e così via. Quindi Odoo funziona in cloud, il JavaScript si occupa della parte web, e quindi lì si va a scrivere, si va a modificare per queste funzioni. Python si occupa della parte server, quindi va a toccare altre cose. Web è la parte reportistica di Odoo. Odoo ha passato diversi motori di report. Questo motore è molto intelligente, perché permette di vedere un report in formato HTML direttamente sul computer, e permette di esportarlo su un PDF. Fa entrambe le funzioni, quindi è molto comodo, anche se ci sono alcune cose che si possono personalizzare meglio con altri motori. In questo caso è stato preso il template di un report e viene creato chiamando degli altri template ed estendendoli. Quindi si prendono dei template già creati da altri sviluppatori. Quindi report HTML container è un altro report. L10 NT account internal layout è un altro report, ne vengono chiamati due, uno progressivamente all'altro, e all'interno di quello lì viene fatto il report. In questo caso è il report giornali di contabilità. XML è la parte visualizzazione nelle pagine web di Odoo. In questo caso è stato modificato il report account via account journal form, che è il report che è la visualizzazione del form in cui si vede il giornale, ed è stato esteso aggiungendo un campo central journal exclude con una chiamata xpath. Quindi è stato modificato il sistema. Quindi con questo sistema, con questi vari sistemi di ereditare, si riesce a tenere il codice coerente del sistema di base, e si riesce a mettere delle piccole modifiche o anche delle estese modifiche senza andare a distruggere, a rendere incoerente il sistema di base. Questo permette di essere molto più veloci a fare delle modifiche,
permette di tenersi in memoria le varie modifiche che vengono fatte negli anni, nel tempo, e quindi permette di, siccome tutti i codici, tutti i programmi vengono, hanno un processo di crescita, pian piano che vengono fuori le nuove versioni, si riesce a portare avanti queste modifiche senza grandi cioè con meno difficoltà, perché se si va a scrivere qualcosa in una versione che poi verrà superata da altre versioni, è difficile tenersene nota, ok, documentazione e tutto, però se io faccio tutte queste modifiche, le tengo in modulini modulari del programma, riesco a tenermene nota e portarmene avanti senza andare in crisi, insomma. Ecco, io ho messo un po' di riferimenti della localizzazione italiana del gruppo e di Udo. Non so se può interessare vedere una parte di... Allora, la parte relativa alla visualizzazione del programma o dello sviluppo, perché sono due cose diverse. Adesso, posso fare una domanda? Sì? Sì, no, ho visto lì XML mi ha presentato, cioè quello lì, come dire, c'è un XML utile che viene elaborato che ha tenuto a quello, cioè in realtà quello che ha creato lì un XML di delle istruzioni, tutti gli che vengono interpretati per poi dare un risultato. Sì. Cioè un XML può solo che dà una comunità. Sì, viene interpretato dal sistema per generare, infatti non è un XML banale in un certo senso, quindi ha una certa struttura predefinita, quindi è molto è customizzato, qui adesso non si riesce a vedere molto. Non so se... Quindi è un XML molto specifico che ha una struttura molto personalizzata, quindi vedo i record, i field, anche se la logica di per sé è quella... Vedo lì un'espressione X-Path, ad esempio, lì sì. Suppone che vado a cercare in base a quell'attributo lì, sì. Qui vengono iniettati i tutti i valori, sì. Quindi in realtà... Sì, sì, sì. Viene interpretato e viene... Due strati, in realtà, un modulo visualizzazione video. Sì, viene interpretato e visualizzato video. XPath chiaramente è una funzione che va a trovare quel campo all'interno dell'XML origine, quello che ho ereditato, lui va a cercarlo e va a trovarlo e metterci dentro lì l'XPath, comunque è una funzione. Sì, 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 infatti. Sì, per capirci, tutte queste cartelle sono diversi repository dell'OCA
o anche no, diciamo, e quindi ognuna contiene una serie di moduli. E ognuna contiene una serie di file, e spesso sono queste sono le viste, in cui in questo caso qui sono dei QWeb, template di report, un report di corrispettivi. Qui anche qui c'è una logica di programmazione, viene chiamato un report, viene fatto un per ognuno di questi documenti, gli viene assegnato un nome a questo documento e poi viene chiamato il report. Questa invece è una vista, quindi qui si vede una vista di fattura, eredita la vista della invoice form in RTD e va ad aggiungere. Questo è un XPath semplificato, in cui non serve mettere l'XPath perché c'è solo un campo che si chiama così ed è comodo da trovare. Normalmente spesso serve metterlo, l'XPath, e si va ad aggiungere un campo che ho definito qui, in questo, qui siamo nell'oggetto account invoice. È molto logico questa struttura dati che è nata col tempo, perché una volta era molto più buttata lì, diciamo, è molto autoesplicativa, perché intanto Python di per sé è molto autoesplicativo perché è molto strutturato in una maniera logica e non permette di scrivere in maniera diversa di per sé, però qui in questo modulo ci sono i modelli, le viste che contengono anche i report, non ci sono altre cartelle che potrebbero esserci per altri motivi, se ci fossero quelle necessità di fare qualche altra modifica ci sarebbero anche altre cartelle, qui non ci sono perché non serve in questo caso. Qui c'è una cartella con i modelli, una directory in cui sono indicati i vari, una cartella si chiama account, quindi va a modificare qualcosa che è relativo all'account. Qui all'interno si vedono che modelli vengono toccati, quindi è molto facile capire cosa ha fatto il programmatore. Se qui all'interno, chiaramente tutto sta anche da chi ha fatto questo modulo e l'ha tenuto così ordinato. Locker richiede che ci sia un certo tipo di modo di lavorare, quindi non permette e ti boccia se fai qualcosa che non va bene, che non segue una certa logica, quindi sono molto attenti su questa logica. Quindi qui c'è un account fiscal position, sono tutti oggetti di database, quindi database in Oduno viene gestito direttamente, viene gestito attraverso quel sistema che dicevo prima di mattoni di base, quindi io non vado mai a scrivere da nessuna parte crea questo campo con una funzione Postgres SQL, lo faccio sempre fare al sistema. In questo caso questo è un campo di database che viene creato così. Cioè, qui non si vede nulla di SQL, si vede soltanto che c'è Fields, che è uno di quei mattoncini di base, che vado a prendere, gli dico Boolean. Questo è già puzza di database, perché si capisce, Boolean è un campo di database, booleano, string, uso corrispettivi, quella è il suo nome, che a dire la verità si capisce già da qui. Chiaramente questo modo di scrivere use corrispettivi già di per sé è molto intelligente, perché già il campo di per sé mi dice cosa vuol dire, cosa serve. Use corrispettivi all'interno della classe dei partner.
quindi è molto, molto comodo lavorare così, è molto utile, insomma. Se questa è una mappatura tre classi, sì, in pratica è, cioè, io vedo tutti gli oggetti della database, li vedo attraverso queste funzioni, queste classi che sono create con quei fields che sono gli oggetti, i campi della database. Poi si possono fare anche i constraints e le altre cose che sono classiche, gli order sul database, tutto attraverso la classe dell'oggetto, quindi è tutto un oggetto in pratica, quindi è molto coerente, non viene buttato là un modo di crea un campo e lo butto là e non so come viene gestito, cioè viene tutto ereditato e resta tutto coerente. Ad esempio un campo di database lo posso estendere in un altro modulo che lo eredita, perché magari voglio dire che ad esempio che è un read-only, posso estenderlo, posso ad esempio su un campo selezione che magari c'è fattura e nota di credito, posso estenderlo per dirgli che c'è anche corrispettivo. In giro per il mondo i corrispettivi non esistono, quindi come logica, quindi ci sono è molto semplice prendere quel campo senza andare a ricrearlo e a fare qualcosa di strano, ad andare ad estenderlo, ereditarlo, estenderlo come tutto il resto. Quindi è molto adesso qui ad esempio su questo ci stiamo lavorando, questa è il discorso della forse questo della fattura elettronica, dei messaggi che vengono elaborati, quelli che vengono ricevuti dall'SDI, in particolare però mi sa che è di qua. Sì, quindi qui vengono elaborati i messaggi. Viene dissipato il file e così via. E sempre ereditando le funzioni di base, in questo caso la funzione di base era stata creata sul repository italiano, quindi non che esistesse prima. Non so se c'erano altre domande o.